Assessore, la Regione Campania promuove questo appuntamento importante. Sì, è sostenuto dalla Regione Campania. Sì, qualche giorno fa a Rimini vi era una grande attenzione sul turismo culturale e archeologico. Questo è un evento che va proprio in questa direzione. Io penso che quest'anno ci sono però delle novità importanti, perché come lei sa, in Regione stiamo provando a fare un po' una rivoluzione partendo da quello che è il sistema turistico Campania. Attraverso la definizione di un testo unico che va a disciplinare un po' la materia e l'individuazione di quelli che sono gli ambiti territoriali per poi arrivare ad un coinvolgimento dei privati. Stiamo anche lavorando su quella che è una programmazione integrata ed unitaria e stiamo cercando in qualche modo di mettere la Campania un po' al centro di un discorso più ampio che coinvolge prima le regioni regionali per poi arrivare ad un discorso nazionale. Le novità che le dicevo prima e che io ritengo siano importanti è che a questa borsa parteciperanno due sottosegretari, la Bianchi e Cesaro, e probabilmente anche il ministro Franceschini. Penso che questa è la dimostrazione di quanto la Campania sia considerata in questo momento. E ci sarà anche un incontro, è stata convocata dalla conferenza Stato-Regione, anche una riunione con i coordinatori e gli assessori regionali, i consulenti dei vari assessori, sempre per il 27, qui in Campania, a Pestum. E questo penso che sia altro risultato importante che mette in evidenza il ruolo che la Campania sta avendo anche in uno scenario più ampio.